Amici sportivi di Odio, benvenuti da Floriano Mobone al 33esimo appuntamento settimana di Blu Sport, il magazine televisivo di Odio, tutto dedicato ai grandi eventi sportivi dell'anno. Questa è la ultima puntata della 13esima edizione di Blu Sport, il programma è iniziato a metà aprile e finisce oggi metà novembre. La prossima settimana siamo sempre in onda, ma parleremo di sport invernali. Infatti parte dalla prossima settimana, lunedì 28 di novembre, la prima edizione di Ski Online TV, il programma tutto dedicato al mondo dello sci e degli sport invernali. In questa ultima puntata di Blu Sport parliamo di ultimi due grandi eventi di questa estate 2011 dall'Alto Garda Trentino. Parleremo subito della prima edizione della Garda Lake Ride, un evento che è un tipo di pentathlon con 5 sport, un evento da non perdere. Seconda parte parleremo di bike e di sky running extreme, sempre l'Alto Garda. Insomma, ci aspetta una bellissima puntata. Il via al primo servizio, prima edizione del Garda Lake Ride. Siamo a Nago Torbole, nell'Alto Garda Trentino, un territorio magico tra lago e montagne, come dimostrano le bellissime immagini nel montaggio curato dal nostro Marco Roma, un territorio con una morfologia che meglio di qualunque altra si presta per accogliere un format di gara innovativo e particolare come quello di questa prima edizione del Garda Lake Ride, un territorio questo di Torbole, riva del Garda, di tutto il Garda Trentino, che è ideale per le vacanze, una vacanza che abbraccia tante esperienze. Lo sport qui è la principale motivazione di vacanza, vela e windsurf in prisma, anche passeggiate, ciclismo, mountain bike, tennis e canottaggio, e questa prima edizione del Garda Lake Ride racchiude proprio l'essenza delle eccellenze vacanziere di questo territorio. Infatti è una gara multidisciplinare aperta a tutti, tra prove pensate di mountain bike, orienteering, trail running, calata su roccia e nuoto. 5 discipline bellissime, 5 discipline diverse tra di loro, ma 5 discipline che sono le eccellenze del Garda Trentino. 90 iscritti a questa prima edizione, 3 componenti atleti per ogni team, quindi una gara a squadre. Contava il risultato ottenuto appunto dai 3 appartenenti alle varie squadre. Partenza, come vedete, dalla splendida spiaggia di Torbole, dove ha avuto inizio, come vediamo, la prova di mountain bike. Una gara questa che ha avuto un bellissimo preambolo all'inizio, il giorno precedente con il briefing, poi si è dormito in tenda, che ha reso questa esperienza ancora la manifestazione molto più spettacolare, e poi via subito partiti per questo primo tratto di gara. Ricordiamo, una gara multidisciplinare con 5 gare: mountain bike, poi vedremo orientering, trail running, calata su roccia e nuoto. All'inizio, dopo la spiaggia di Torbole, tutti uniti, tutti insieme fra le vie caratteristiche del paese di Torbole, assieme a Riva del Garda, una delle perle del Trentino, assieme anche all'altra terza grande territorio del Garda Trentino, quale Arco. Abbiamo parlato nelle scorse puntate dei mondiali arrampicata, dei tanti eventi che questo ricco territorio appunto propone ogni stagione. Dopo aver lasciato Torbole, gli atleti in una corsa contro il tempo hanno poi iniziato a salire nella spettacolare e impegnativa salita verso Nago, che è il paesino caratteristico proprio sopra Torbole. Vedete proprio sullo sfondo il Garda Trentino, quindi chiaramente una competizione a squadre, conta il tempo, conta il risultato, ma è importante che tutti gli atleti arrivino insieme. È importante quindi per questa gara uno spirito di adattamento, di cooperazione, di forza, di resistenza, astuzia e strategia, e queste sono state le carte messe in gioco dai 90 partecipanti per poi giungere al traguardo nel minor tempo possibile. Una continua sfida fra se stessi e l'asperità del terreno, e questo vedete proprio il territorio verso Nago. Qualcuno, vedete, riesce anche a, come dicevamo, ad aiutarsi. Vedete proprio questo diciamo questo team che si aiuta in salita, e poi c'è la discesa, il ritorno appunto verso Torbole. Questo vedete proprio il tratto in discesa, dicevamo un'avventura bellissima, proprio tutta outdoor, tutta fuori nelle bellissime campagne del Garda Trentino, un'avventura dicevamo a 360 gradi nella quale ogni team ha dovuto cooperare al meglio per poter superare tutte le prove, valorizzando chiaramente le competenze e minimizzando le debolezze personali di ogni membro di squadra. Parcheggiata la mountain bike al campo base, ha avuto
poi inizio l'ardua prova di trail running, una via di corsa, come vedete, fra le caratteristiche strade e sentiere di Torbole e Nago, interamente in Oriente. Rivedete, viene studiata la mappa alla mano, quindi concorrenti, ricordiamo tre per ogni team, si sono cimentati nella ricerca dei checkpoint, i punti appunto di controllo, che erano tutti posizionati lungo tutto il percorso che li ha condotti nella più emozionante delle prove della giornata, un'impegnativa calata, lo vedremo poi a seguire, perché lo ricordiamo, siamo a Torbo nel Garda Trentino per la prima edizione del Garda Lake Ride, una gara a squadre, 90 iscritti, una gara multidisciplinare, abbiamo già visto la gara in mountain bike, dopo la gara di orientamento c'è il trail running e poi la calata su roccia e l'ultima a seguire vedremo proprio la gara di nuoto, anche team femminili presenti, quindi proprio perché è uno sport che piace tantissimo. Questa manifestazione, lo ricordiamo, è nata da un'idea fra Cento, Consorzio Esercenze di Nago Torbole, che da diversi anni propone e organizza originarie iniziative per valorizzare le peculiarità del comune nelle sue componenti culturali, turistiche e sportive. Fondamentale chiaramente nella realizzazione di questo primo Garda Lake Ride è stato anche il supporto dell'azienda per il turismo in Garda, nella persona della direttrice Roberta Maraschini, della Trentino Marketing e della provincia autonoma di Trento, che grazie all'ospitalità del comune di Nago Torbole hanno dato la possibilità di realizzare questa importante manifestazione che, lo ricordiamo, è unica nel suo genere. Una manifestazione che ha tutte le carte in regola per diventare un must fra i ride italiani più originali, un ride che sicuramente ha fatto parlare tanto per la sua formula innovativa. Dopo le gare orientamenti di trail running abbiamo visto la calata di 60 metri lungo una parete mozzafiato per la quale i team hanno dovuto fare i conti con l'emozione della verticalità e poi giunti a Torbole l'ultima prova che vediamo, la gara di nuoto, un tuffo nelle fredde e limpide acque del lago di Garda, una breve nuotata prima del traguardo finale, vedete proprio l'ultimo tratto, bellissime le immagini girate, messici a disposizione dal comitato organizzatore. Ecco qui l'arrivo finale di questa prima edizione del Garda Lake Ride, gara multidisciplinare di mountain bike, orientering, trail running, calata e su roccia e nuoto. La vittoria nei team professionisti è andata al team di Piacenza con Bettini, Marchesini e Pontieri davanti al team numero 24 di Mattioli, Visoli e Bertolini. Terzo è arrivato da Bressanone il Brixia Man con Dejucam, Leitner e Boso. Negli amatori, vittoria del Villa Stella Team di Marchi, Cattoi e Tiziano Valduva. Secondo è arrivato il Wins Bar di Ducchi, Benoni e Galvani. Terzo, ristorante Canovine da Bergamo di Locatelli, Bettinelli e Bortolotti. Un premio speciale è andato anche al team femminile, guidato da Gabi Vink, Sabine Maier e Valeri Boso, anche loro di Bressanone. Ecco qui la premiazione finale, siamo in chiusura di questa prima parte di Blu Sport dedicata ai grandi eventi dell'estate 2011 dal Trentino, prima edizione del Garda Lake Ride. Ora andiamo a parlare con Paolo Manfrini, direttore della Trentino Marketing, sui risultati di questa estate 2011 dal bellissimo Trentino. Cosa offrite ai vostri turisti in questo 2012? Ma le novità sono sempre nel solco di quello che è uno dei punti di forza dell'offerta invernale del Trentino, l'offerta turistica invernale del Trentino, e cioè questa capacità e questo impegno nel coniugare la tecnologia di grande qualità, di grande efficienza con l'ambiente naturale. Questo è uno dei punti di forza del nostro territorio e della provincia autonoma di Trento, e cioè da un lato rendere sempre più accessibile, più fruibile la montagna a tutti, in modo che tutti, che un grande pubblico possa gustare queste meraviglie naturali che sono ad esempio le Dolomiti, dichiarate recentemente patrimonio naturale dell'umanità UNESCO, ma dall'altra ridurre costantemente il più possibile l'impatto delle infrastrutture per portarsi in montagna, e questo nel segno della sostenibilità, dell'ecocompatibilità. Su questa strada il Trentino in questi ultimi anni si è impegnato molto e questo impegno viene rilanciato anche in occasione della prossima stagione invernale con tutta una serie di iniziative, di novità, tra cui spicca la più importante, che è quella che verrà inaugurata il 18 dicembre, e si tratta del nuovo collegamento funiviario che mette a sistema la schiarea di Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida, Marilleva, quindi una schiarea
di 150 km di piste che si possono percorrere senza mai togliersi gli sci e con un unico ski pass, e che è la più grande ski area del Trentino e una delle più grandi in Italia e in Europa. Hands-free, design e tecnologia. La nuova serie di televisori LED concentra performance elevati e una visione ultra realistica in meno di 4 cm di spessore. I televisori SV sono dotati di schermo panoramico LED retroilluminato e tecnologia green per un risparmio energetico del 50%. Disponibile nei formati da 19 a 42 pollici, ti porta un passo oltre l'HD. Find yourself in Hands-free. Tanti anni fa ero in macchina, proprio come te adesso, e decisi di fermarmi alla Kuwait. Due chiacchiere col gestore, il pieno, un caffè, e notai che quelle persone avevano qualcosa in comune con me. Capita. Insomma, mi trovai così bene che continuai a fare il mio lavoro da qui. E oggi trasmetto da una stazione Kuwait. Cercami. Scusi, ma il DJ trasmette da qui? No, è tutto registrato. Ah, ok. Kuwait, il migliore amico di chi guida. My second skin to London 2012. Grande successo, come abbiamo sentito, nel Garda Trentino per questa prima edizione del Garda Lake Ride, e ormai è tutto pronto per l'inverno 2012 che sta iniziando in Trentino, come abbiamo sentito dal direttore del Trentino Marketing, Paolo Manfrini. Ora, prima di andare a sciare, c'è la pubblicità, però continueremo a parlare di grandi sport dal Trentino nella seconda parte di Blu Sport. A tra poco, non trovate il telecomando. Find yourself in Asprey. Vitro rotto? Dr. Glass risolve. My second skin to London 2012. Kuwait, il migliore amico di chi guida.